Sindacati sul piede di guerra contro la manovra che sarà varata dal governo Meloni. La CISL non partecipa allo sciopero, indice per il 15 un'assemblea nazionale. La CISL non aderisce allo sciopero indetto da CGIL e UIL, ma per il 15 dicembre convoca a Roma l'Assemblea nazionale dei delegati e pensionati. Obiettivo: migliorare la manovra che dovrà varare il nuovo governo Meloni e creare i presupposti per delle riforme strutturali che diano una vera svolta al paese. Siamo in collegamento con Doriana Buonavita, segretario generale della CISL Campania. Ben trovata, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, grazie, buongiorno. Allora, la manovra del governo convince i sindacati? Allora, è una manovra che per due terzi dà le risposte all'emergenza energetica, al rincaro bollette, quindi è per due terzi è vincolata e su quello assolutamente noi siamo d'accordo. Ovviamente per la restante parte. Dei temi che noi avevamo posto, ossia il cuneo fiscale, la rivisitazione della legge Fornero, quindi evitare lo scalone da gennaio, la rivisitazione dell'APE social e tutto il tema collegato anche agli investimenti e alla riforma fiscale sono argomenti che sono ancora all'ordine della discussione a livello poi nazionale. È ovvio che la valutazione che la CISL ha fatto proprio nel Comitato Esecutivo Nazionale, dando pieno mandato al nostro segretario generale Sbarra, è stato quello di voler continuare a stare a quei tavoli. Noi non immaginiamo che uno sciopero, peraltro, su una manovra limitata per le risorse che sono state messe in campo, risolva questioni invece di ordine più strutturale che noi intendiamo porre all'attenzione sia della Presidente Meloni e sia degli assessori che già hanno iniziato a convocarci, tipo quello del lavoro e delle infrastrutture. Certo, insomma, bisogna dare tempo a questo governo per poi, diciamo, agire e pressare laddove è necessario, ma in maniera costruttiva. Il paese vive una crisi drammatica, pertanto non c'è bisogno di un inutile e dannoso ostruzionismo, ma c'è bisogno di collaborazione a tutti i livelli istituzionali, a partire anche dal sindacato. Ma assolutamente, diciamo, il valore dello sciopero in sé per noi resta tale, diciamo, non lo abbiamo né derubricato né lo abbiamo accantonato. È ovvio che i tempi vanno letti e vanno seguiti per quello che sono. Se negli anni 70 con uno sciopero di CGIL, CISL e UIL cadevano i governi, oggi uno sciopero toglie solo il salario di quella giornata ai lavoratori, ma dubitiamo tantissimo che possa innescare motivazioni diverse, migliori per tenere aperti i tavoli. Noi abbiamo bisogno di un dialogo, il dialogo che chiediamo è quello per intervenire sulle misure economiche a sostegno di lavoratori e di famiglie. Un dialogo che va nella direzione dei nuovi lavori, del lavoro che serve, soprattutto nel Mezzogiorno. Il report Svimez e Banca Italia è impietoso e anche la nota che è uscita ieri sul Sole 24 Ore ci destina ormai da anni in calce alle classifiche. E questo non fa onore a una classe dirigente, anche sindacale, estremamente motivata ed estremamente propositiva nel cercare un dialogo che sia anche di ordine poi territoriale. Da noi manca un rapporto con la regione da circa 2 anni e mezzo. Qual è la posizione della CISL sull'autonomia differenziata? Adesso sembra che ci sia un accordo tra il ministro Calderoli e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che è stato molto critico inizialmente su questa scelta del governo. Ma io prima di inneggiare agli accordi e di dare peso alle cose che ci si dice, vorrei leggere il testo del disegno di legge che è ancora in corso di redazione. Per quanto ci riguarda, noi sull'autonomia differenziata abbiamo da tempo posto delle eccezioni. Ovviamente la sfida dell'autonomia non ci preoccupa,
anche se il Meridione e la Campania in particolare ha dimostrato ampiamente di non avere grande capacità di spesa e grande capacità di fare economie, quindi di produrre quei residui fiscali che invece nel settentrione è più facile annoverare ed investire per nuove attività. Noi diciamo che va rispettato il dettato poi costituzionale, abbiamo bisogno della definizione dei LEP, che sono i livelli essenziali poi di prestazioni per tutte le materie che verranno poste in autonomia differenziata, e bisogna costituire un fondo di garanzia e di perequazione per le realtà che risultano più svantaggiate, equiparare e migliorare la distribuzione delle risorse pubbliche non solo in funzione dell'età giovanile. Già è stato portato a casa un risultato, 200 milioni sulla sanità, e noi abbiamo chiesto al governatore di investirli in nuova capacità occupazionale. Abbiamo una mancanza di 12.000 tra infermieri, medici e operatori sociosanitari. Abbiamo bisogno di rimpinguare ormai organici che non sono più sostenibili. Allora, noi la salutiamo, segretario, le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie, grazie, buona giornata.